26 agosto, giornata internazionale del cane. L'International Dog Day, istituito nel 2004 negli Stati Uniti, si è diffuso in tutto il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica contro l'odioso fenomeno dell'abbandono. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha calcolato che dei circa 300 milioni di cani esistenti, il 70% è randagio. Scegliere di adottarne uno a canile è un'esperienza generosa e gratificante. Anche quando è stato vittima di maltrattamenti, il cane resta capace di intenso affetto. È la specie domestica la cui presenza accanto all'uomo è attestata da reperti molto antichi. Ha cominciato ad affiancare l'essere umano sin dall'epoca dei cacciatori e raccoglitori, adattandosi ogni volta alle nuove abitudini come insostituibile compagno. Avere un cane ha effetti positivi su diversi aspetti psicologici, in particolare nell'adolescente, sviluppo della personalità, educazione alle regole e alla responsabilità, rispetto e cura. È anche un supporto fondamentale in molte terapie e nei processi di recupero sociale. Nell'invecchiamento dell'uomo è dimostrato che i possessori di cani hanno il 57% in più di possibilità di svolgere attività fisica, migliorando il proprio stato di salute. Dal 1996 in Gran Bretagna, su iniziativa dell'associazione Pet Sitter International, il 22 giugno si celebra anche la Giornata Mondiale del Cane in Ufficio.